Allora, l'escursione prevede di partire da Lizzola, dopo Valbondione, per salire fino al Passo della Manina, dove c'è una bellissima vista sulla zona della Presolana, Rifugio Albani. Sulla destra si vede la chiesetta della Manina, poco distante, 5 minuti. Si ritorna a sinistra per salire al Monte Sasna. Una volta arrivati in cima al Monte Sasna, anche lì si ha una bellissima vista del gruppo della Presolana, Rifugio Albani, e poi dalla parte opposta c'è la zona della diga del Gleno, che non si vede però perché c'è la cresta di montagne. Si scende verso la frazione nona su un sentiero abbastanza sassoso, così diciamo, fino ad arrivare poi a quel gruppo di laghettini che si intravedono dietro, come potete vedere. Il gruppo della Presolana, con quel laghetto bellissimo là in fondo e la baita che andrò a visitare dopo. Questo è il pezzo di sentiero un po' sassoso dove scendere non è così facile, ma forse neanche salire.